parti dalle bottiglie. Siamo? Salve? Sì, allora sì, grazie. Non poteva mancare un brindisi di eccezione con un prodotto di alta qualità. Abbiamo qui il rappresentante della Masseria delle Grazie, il signor abbiamo visto delle novità, abbiamo visto delle nuove etichette, abbiamo visto qualcosa che strizza l'occhio anche ad archeologiche, quindi vi siete industriati, adoperati proprio per seguire il territorio. Sì, certamente. Abbiamo rappresentato un po' la campagna, iniziando dai Campi Flegrei, su Tufo, sulla zona di Rocca Monfina, sul Vesuvio, Ragnano e Ravello. Diciamo che stiamo cercando anche di premiare queste aziende perché negli ultimi anni stanno facendo un lavoro straordinario. Quindi abbiamo premiato anche un po' di storia legata a questo bel momento che ci sta a Castellammare, all'apertura di questo museo archeologico, e spero che da qui... Ne approfitto del piacere di dialogare con una persona che si occupa di distribuzione. Noi ci capita di sovente di non trovare queste bontà nei ristoranti, nei locali, diciamo così, non pretendiamo di dal più piccolo dei locali, ma anche quelli di media grandezza. Anche sulla costa amalfitana, qua avete delle cose meravigliose della costa amalfitana, dei Campi Flegrei, che purtroppo quando andiamo nei ristoranti non li troviamo. Da che cosa dipende? Da una capillare diffusione che sta avvenendo, che dovrà avvenire, o perché ci hanno delle regole? Allora, la comunicazione che si sta svolgendo negli ultimi anni è fondamentale. Io faccio parte dell'Associazione Italiana Sommelier, proprio appunto la delegazione nostra è tenuta per... No, ma siete anche motore di varie attività, di vari incontri, di cantine messe insieme, di produttori messi insieme che dialogano con gli acquirenti, quindi li conosciamo sotto questo aspetto. Anzi, ne approfitto per chiedervi, il vostro prossimo appuntamento alla grande dedicato ai vini, qua, quando è e dove sta? Allora, il prossimo appuntamento normalmente ci sarà un'altra iniziativa che prenderà questo museo, e quindi saranno delle prossime date che saremo presenti su questo museo. Io voglio fare dei ringraziamenti al presidente Ferraro, al comitato, il comitato degli scavi di Stabia, che mi ci ha dato la possibilità di stare qua, anche il direttore del Parco Archeologico di Pompei. Siamo felici di rappresentare la campagna. È una mossa intelligente perché non ha scelto un produttore di vini, ma ha scelto tanti produttori di vini assemblati nel tuo portafoglio, diciamo così, quindi li vuole tutti, e li vuole bene premiare tutti. Certamente sì, perché io amo la campagna, noi amiamo la campagna ed è giusto che rappresentiamo il nostro territorio. Noi abbiamo un patrimonio di qualità e lo dobbiamo portare avanti e dobbiamo continuare di questo passo perché siamo veramente sulla strada giusta. I nostri auguri e i nostri complimenti, sicuramente non mancheremo al vostro prossimo appuntamento. Ringrazio, un saluto a Positano News.